l'aspetto ambientale, i fanghi, le emissioni, le aree di verde, eccetera, eccetera. Quello, sì, quello che io chiedo di verificare, che l'ho detto ieri in comune quando si è discussa la petizione, è la legittimità urbanistica di avere previsto questi due comparti, nuovi comparti di logistica, il 3 e il 4, fra il canale Movimento e Porto Fuori. Io dico di no perché dice sul piano urbanistico nel comune e nel comune di Ravenna il PSC, che è come la costituzione urbanistica di un territorio, che definisce quindi tutto quello che può essere fatto sul territorio e dentro cui si devono mantenere i piani successivi, in questo caso il POC, cioè il POC che ha istituito due nuove, oltre i due primi comparti, 1 e 2, tra il Candiano e la via Canale Movimento, il 3 e il 4 fino a Porto Fuori. Noi ci dobbiamo chiedere innanzitutto se è giusto che il porto sia stato esteso fino a Porto Fuori. Questa è la domanda principale, sotto la quale poi derivano tutto il resto di cui state discutendo stasera. Io sono sicuro di no. Sono sicuro che non sia legittimo, nel senso che nel PSC questi due comparti non c'erano e nelle zone territoriali su cui è stato diviso tutto il territorio del comune di Ravenna sono 6, quella, nella zona del porto, la zona del porto finisce a sud sulla via Canale Movimento, dopodiché comincia la zona di Francia a sud, entro cui c'è Porto Fuori, e ad ovest comincia la città, altra zona. Qui, dicendo che è modesto aggiustamento di quello che il PSC ha previsto, ha 1.160.000 metri quadrati di logistica nella parte portuale della propria, cioè tra il Candiano e il Canale Movimento, e hanno aggiunto altri 700.000 metri quadrati di logistica sul terreno che secondo il PSC è e dovrebbe rimanere, sarebbe dovuto rimanere per 20 anni agricolo. Io ho risposto all'invito del comitato di dare una mano, l'ho fatto volentieri, e quello che è venuto fuori è che non si poteva istituire questi due nuovi comparti, non si poteva, se non modificando il PSC, che è tutta un'altra procedura e che semmai dovrebbe essere ricominciata da capo, ma con tempi che non potrebbero molto. Intanto riaprirebbe la discussione che non c'è stata con nessuno, e questo è un discorso importante, perché voi siete qui stasera, l'avete detto, siete qui per prendere atto che tutto questo va bene e non si può fare altro. Adesso l'unica cosa che si può fare, perché altrimenti non potete funzionare, certo se vede 10.000 firme, ma insomma è un dibattito che non riduce niente di quello che è stato progettato, definito, eccetera. Adesso manca solo un atto che è, dopo il POC, il PUA, cioè il piano, il progetto unitario di attuazione. Ecco, su questo credo sarà l'occasione per vedere indietro se la procedura è stata legittima o no. Perché insomma, fare un PSC e dire che dal canale Molinetto a sud è tutto terreno agricolo e il PSC è proprio il Vangelo su un territorio, e poi dopo 4-5 anni fare un POC, che è un atto successivo conseguente a quello, in cui invece questi 700.000 metri quadrati terreno agricolo diventano logistica, verdi, industrie, esercizi commerciali, eccetera, 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 c'è una bella differenza. E poi bisogna vedere anche, in conseguenza del fatto che quei terreni sono stati comprati come agricoli, quanto sul piano c'era scritto che erano agricoli, quindi ad un prezzo che valeva come terreno agricolo, di lì a poco sono diventati terreni edificabili senza questa costruzione.
contento. Ecco, per me questo è il punto fondamentale. Condivido tutte le vostre preoccupazioni, ma queste sono la conseguenza dell'errore, chiamiamolo errore, fatto a Monte. E su questo credo che il vostro comitato e anche il Consiglio Comunale, non vota il PUA, però l'assessore ci ha promesso che ce lo fa conoscere per tempo, ce lo fa discutere in commissione. Quella è una sede in cui dovremo verificare anche questo. Grazie. La domanda che faccio ai tecnici della CNC è che vorrei sapere quanto inciderà in costi di denaro pubblico il mantenimento del livello del canale, cioè quanto costerà i nostri soldi mantenere il canale a 14,5 metri per delle navi che non arriveranno e per dei capannoni che saranno vuoti. Direi cortesemente che dopo se non do la parola a qualcuno per la replica sta terminando, se la do per terminare è un orario ancora decente, io ho due interventi segnati, quindi dopo iniziamo a dare altre risposte così cerchiamo eventualmente di chiudere questa serata. Prego Antonino. Io voglio solo fare un appunto. Nell'81 ho avuto la fortuna di lavorare nel movimento cooperativo costruzioni, Ron Lachner, e mi ricordo un po' il clima che si respirava. Anche i miei amici che lavoravano assieme a sì, mi confermavano che lì era uguale, eravamo dei ragazzini e lavoravamo con i muratori adulti. In quel periodo si sentiva proprio l'orgoglio dei lavoratori dipendenti e soci di queste cooperative di appartenere a quel sistema. Oggi si fanno le manifestazioni contro la CMC. La gente che veniva ai banchetti, io sono del comitato di Calzatura, dicevano, ah è contro la CMC, firmo subito, anche se sono dipendente. Oppure, no, mi dispiace, sono dipendente, non posso firmare. Mi chiedo cosa è cambiato in questi 30 anni. Grazie. Bravo. I fanghi vengono messi dentro le casse di colmata gestiti come rifiuti, quindi vengono dragati, rifluiti dentro questa cassa di colmata che è un impianto autorizzato R13 a recupero di un rifiuto. Però c'è anche una possibilità che se il fango, il rifiuto, ha le caratteristiche idonee, è un materiale, cioè può come rifiuto essere gestito a recupero e ricaratterizzando con determinate caratteristiche che devono essere compatibili con il sito di destinazione. Allora, se il sito di destinazione è dal punto di vista di pianificazione ad uso commerciale e industriale, deve avere determinate caratteristiche di concentrazioni che sono previste dal decreto 152, deve sottostare a un test di cessione previsto dal DM del 5/98, se queste caratteristiche le ha, il materiale può essere destinato a recupero e andare a rendimenti previsti da norma, rendimenti rilevati, sottofondi, quindi essere utilizzato come. Tanto che rimane nel rifiuto. Questo è previsto dal decreto 152, l'articolo 109, che tutti i materiali che vengono movimentati dai fondali marini devono seguire determinate modalità di raccolta, gestione, eccetera. Doveva essere emanato un decreto che non è mai stato emanato e quindi per avere un confronto di caratteristiche di questi materiali ci appoggiamo a un decreto del 96, se dobbiamo verificare se questo materiale può essere idoneo ad andare al rifacimento, però nel decreto del 96 c'è come devono essere fatte le operazioni, ma non c'è i limiti qualitativi e quantitativi che deve avere questo materiale, quindi c'è un manuale Apatigram che ci dà delle concentrazioni e a quello ci riportiamo. Se il materiale non è idoneo al rifacimento, può seguire invece
l'altra strada, che è quella di un eventuale recupero. E se tutti dicono no, i sentimenti del canale Candiano sono sportissimi, sono quello che è, allora i sedimenti del canale Candiano, nessuno dice che è sabbia pulita come può essere in un'isola tropicale. È sabbia che ha materiale, perché in sabbia ce n'è tantissima ed è molto limoso anche, perché ormai siamo a una profondità tale per cui la sabbia, la lente di sabbia ce la siamo già mangiata, però ha delle concentrazioni che sono compatibili con un uso industriale di recupero. È chiaro che se ci dovessimo portarla su un'area che la pianificazione mi dà come ad uso residenziale, non tutto il materiale ci potrebbe andare. Se il materiale, può andare su un territorio che ha un'etichetta di uso commerciale industriale, non abbiamo materiale di quello che adesso è cassa di colmata che superi queste concentrazioni. Altra cosa, è stato emanato il decreto 161 in vigore dal 6 di ottobre, che questo percorso che adesso ho appena elencato, cioè delineato, quindi viene dragato come rifiuto, viene messo in cassa di colmata come rifiuto e va a recupero come rifiuto, lo fa nascere da come sottoprodotto già all'origine, e quindi io posso anche dire mi piace o non mi piace la legge, però sono in una posizione che devo farla o vedere se è rispettata. Da un dragaggio fatto oggi in poi, quel materiale non sarà più rifiuto, quindi non ha più bisogno di un formulario di identificazione da seguire qualunque cambia di trasporto di questo materiale, perché sarà un sottoprodotto e quindi non avrà più un cielo. Quindi superato. Quindi nessuna normativa. Prego. Se no la tavola come la fai? Bravo. È tutto l'altro, esatto. Mi sento provocata quando i volantini vengono messi nelle buchette, non a tutte, quindi bisognerà fare più attenzione le prossime volte quando vengono fatti i volantini con un testo un po' più chiaro, perché non tutti sappiamo il sindacalese e il politichese. Terzo, per la scuola abbiamo fatto tante riunioni. Voi, io non mi sono una prete, eravamo meno di questa sera, quindi è dimostrato che queste assemblee qua non le fate, non siete abituati a farle, perché se la gente avvisata viene, perché è interessata, certo che se la tenete nell'ignoranza la gente non ha modo di dire la sua e di partecipare. Io e i miei ragazzi non ci vanno più alle elementari, qualcuno qui li ha ancora, io ero da Don Bruno quella sera e ho dato il mio piccolo contributo. Voglio dire, anche se uno non è interessato direttamente, le cose, in quanto legato al territorio e al residente del territorio, anche se lavoriamo fuori 8 ore, le sentiamo, nel sangue, non c'è solo dell'aria. Poi magari uno può essere d'accordo, può non essere d'accordo, le cose si fanno tutte o in parte. L'uomo ha la bocca per parlare, ma non voglio né essere provocata né essere preso in giro. È ora di dire le parole per quello che sono, e ogni parola ha un significato. Grazie. Mi sorge un dubbio rispetto a quello all'intervento di Martino. Cioè, il dubbio è questo: il Candiano viene approfondito, le navi che usciranno, che entreranno, saranno il doppio, il termine containers viene triplicato, ma da dove si esce con questa montagna di containers? Da via Trieste? Dalla pretella della Cassicana, che è sempre rotta? Domanda. Grazie. Ero rimasto solo sulle domande all'amministrazione su come hanno approvato, su come nell'83, nel 93, la giustifica 1, 2 e poi dopo il successivo 3, 4 e la variazione
alla 3 per la CNC nel febbraio, poco prima delle elezioni. Andiamo un passo avanti. Ieri il vice sindaco in commissione è stato molto chiaro. Gomma, acqua. Dov'è il treno della logistica 3 della CMC? Dov'è il treno per portare via tutta quella roba della, che arriva lì alla logistica? Questo è il vostro modo di vedere la logistica? Arriviamo con i container, andiamo via solo su gomma e poi dopo diventa assolutamente indispensabile la I-55, la Orte Mestre, diventa fondamentale. Giusto? Treno mai. E su quello, sulla Orte Mestre, non siamo assolutamente d'accordo. Io perlomeno non sono assolutamente d'accordo. E su quest'area logistica qui, questa, l'area logistica che va lì, perché non è stata fatta in 1 e 2? Era lì il luogo della logistica. Qui il treno non c'è. Qui il treno non c'è. Dove lo facciamo passare il treno? Non è di qua. Un po' più in qua, non è questo? Sì. E come ce li portiamo lì? A mano? Questa è la logistica della CMC. Poi vediamo l'impianto. L'impianto non si poteva fare in area Anic. Non c'entra niente con la logistica. Cioè, l'impianto con la logistica non c'entra niente. C'entra solo una speculazione. Poteva essere fatto in impianto industriale, dove gli scarichi sono trattati, dove ci sono già tutto quello che serve per trattare gli scarichi, secondo normativa e così via. Questo non è stato nemmeno preso in considerazione. È stato invece modificato le regole della logistica 3 per fare quest'area appena prima delle elezioni del 2011. Questo fu